Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati a tutti i nostri ascoltatori. Un saluto a Erika Perucchietti che questa sera ci onora della sua presenza, Gianmarco Landi, il nostro ariete di sfondamento in tutte le piazze, veramente sta facendo un lavoro incredibile in questi giorni. Un carissimo saluto a Stefano Puzzer, direttamente da Trieste. Ciao Stefano. Ciao E un Stefano. abbraccio al nostro caro Carlo Freccero. Buonasera. Ciao, Buonasera. grazie a tutti. Grazie. Ci diamo del tu o del Ma lei? No, certo, Carlo, insomma, è la assolutamente. pratica, la prima domanda che si fa in televisione. Tu o del lei? Del tu, bene, ottimo, Ma sì, iniziamo. perché poi la puntata, come puoi vedere, la chiamiamo la maggioranza non più silenziosa e quindi andiamo fuori dalle convenzioni e dagli schemi. A voce alta, perché questa sera abbiamo anche il piacere di ospitare Stefano, che purtroppo ultimamente è stato un po' vittima, diciamo, di commenti che un po' controversi, che derivano da interpretazioni di fatti e cose che sono successe, che, come al solito, molto spesso prendono una direzione. Sempre sotto un'ottica più negativa che realistica, quindi è come se ultimamente ci sia una forzatura a vedere i fatti che accadono sotto una lente di ingrandimento, sotto veramente uno specchio sempre che tende verso il negativo, diciamo. Ed è un peccato perché comunque l'azione che ha condotto Stefano e sta conducendo tuttora è un'azione talmente importante e strategica non solo per Trieste, ma per tutta Italia, che veramente era importante questa sera sentire pure dalle sue parole la sua versione dei fatti. Quindi c'è stata questa sorpresa appunto di averlo ospite questa sera in diretta. Ringrazio Gianmarco e tutti gli amici. Quindi Stefano, ne approfitto subito. Una domanda a bruciapelo. Come che cosa sta succedendo veramente a Trieste? Guarda, puoi ripetere la domanda perché mi è andata via un attimo la linea, scusami. Ma certo, assolutamente. Dopo la premessa fatta, ti volevamo chiedere che cosa veramente sta succedendo a Trieste, perché se ne sono sentite di tutti i colori, anche dei commenti negativi nei tuoi confronti, ingiustificati e immeritati. Guarda, a Trieste sta succedendo nulla di quello che stanno parlando i giornali e le TV. Si sta Esatto. parlando che non siamo uniti, che i portuali si sono divisi, che il popolo si è diviso, ma non è assolutamente vero. Guarda, eravamo questa sera in piazza, tutti i portuali uniti, insieme anche al coordinamento No Green Pass Trieste. Ha organizzato un palco in mezzo a tutta la gente, un'organizzazione di Gorizia, quindi saranno state presenti un 2000 persone, eravamo lì tutti uniti, compatti e determinati e convinti che questa sia una lotta che deve andare avanti pacificamente. E che non importa le fake che girano o i vari telegiornali, i giornali cosa parlano, l'importante è che sappiamo noi, siamo convinti noi che siamo tutti uniti, questo è l'importante. Ma guarda, io più che diciamo, meravigliarmi per l'attacco di certe testate giornalistiche, quindi del mainstream in generale, che Carlo ci ha insegnato in questi giorni a C'è conoscere un senza. disturbo in audio. C'è un ritorno, sì, è dal computer. Adesso ti ho silenziato un attimo il microfono, Stefano, dopo te lo riattacco. Volevo fare questo preambolo per dire che non ci meravigliamo degli attacchi del mainstream, ma rimaniamo un po' sconcertati dall'attacco che hai subito purtroppo da alcuni canali di controinformazione anche importanti che hanno insinuato il dubbio che tu ti sia venduto al sistema, tu abbia rinunciato alla cosa che noi sappiamo benissimo che non è così.
Anzi, il fatto di pensare alla salute e al bene delle persone che ti stanno accanto, evitando un possibile attacco violento dai soliti infiltrati, questo la dice lunga sui tuoi valori e la tua vision. Quindi è quello il discorso. Ma guarda, la decisione che abbiamo preso giovedì non è stata facile, però io mi sono messo davanti alla situazione che stava per succedere. Trieste è una città dove si conoscono tutti, abbiamo iniziato a vedere facce che veramente non conoscevamo, personaggi, ve lo posso assicurare, che non c'entravano nulla con Trieste, neanche con i manifestanti che nelle giornate precedenti erano presenti. Ho visto io con i miei occhi delle situazioni, ma lo dico anche tranquillamente, parliamo di persone, parliamo di ondulatori veri, e questo è triste, l'ho visto io con i miei occhi. Se non l'avessi visto con i miei occhi, forse non avrei preso la decisione insieme agli altri ragazzi. Noi eravamo andati in questura per tramutare il corteo in una manifestazione statica. Ma dopo aver visto queste cose ci siamo detti, ragazzi, è meglio andare incontro a delle critiche che creare a Trieste un G8 di Genova che precludesse tutte le aperture che avevamo, anche perché il rispetto va portato anche a chi non la crede come noi, chi vive la città e non vede le cose che vediamo noi. Io sono dell'idea che come pretendiamo la libertà di scelta per tutti, la libertà di vivere la città normalmente è una cosa di tutti. Andavamo a vivere due giornate, secondo me, che non avevano nulla a che fare con la nostra lotta, anzi avrebbero solo peggiorato le condizioni nelle quali portarla avanti. Assolutamente, assolutamente. La cosa che ha colpito tutto il mondo, perché le immagini di lunedì scorso hanno fatto il giro del mondo, è stata proprio la vostra risposta gandhiana, che è sempre quella che vince, quella non violenta. Anche se a oggi avete tutti la broncopolmonite, perché so che la situazione di salute dopo gli idranti, i fumogeni, che veramente siete stati oggetto di un attacco senza vergogna, veramente la vostra risposta è stata impeccabile ed è stata quella che veramente ha premiato questo vostro movimento, ha fatto capire l'essenza. Luca, se mi permetti, però abbiamo il dottor Freccero, che è un esperto. No, dottore, vedi, allora andiamo da lei, allora Gianmarco, vedi, già pizzichi sempre qualcosa su di me adesso, quindi già. Dai. Ti stavo lusingando, voglio dire, abbiamo un esperto di comunicazione, quindi ci può dire secondo lei come sta andando questa comunicazione, sì, questa gestione mediatico-politica di Trieste? Allora, posso dire innanzitutto, veramente io sono commosso che ci sia Stefano stasera. Grazie Stefano, veramente, per quello che stai facendo, perché sono veramente io toccato, perché sai, io sono ligure e conosco i portuali di Genova. I portuali di Genova, quando ero giovane, 68, mi hanno spiegato cosa vuol dire fare politica, per cui io sono veramente un po' sensibile a tutti quanti voi, quindi grazie. Io dico che dopo i fatti di Roma avete dimostrato una lucidità, una compostezza, io sono stato meravigliato dalla vostra bravura, dalla vostra freddezza, ecco, perché dopo Roma, dopo gli infiltrati di Roma, dopo quello che è successo a Roma, che questo veramente fiction che hanno creato a Roma, era giusto quello che voi avete deciso, e soprattutto io amo molto quella cosa che tu hai detto, perché sono anch'io di provincia, Trieste si conoscono tutti. Una cosa molto importante, vedere delle facce nuove, improvvisate, che circolano completamente nella città, era già un segno di diffidenza. Occorreva essere diffidenti,
e continuate a così con questo tono pacato, dove ci sono una sola parola che domina: solidarietà. Solidarietà, questa è la parola magica, perché in tutti questi anni di neoliberismo scatenato era la parola che era stata esclusa, censurata, abolita continuamente dal vocabolario. Non c'era, per cui l'avete in qualche modo riportata, l'avete inserita nel vocabolario. Quindi, chapeau. Io non so che dirvi grazie, e già con questa parola avete in qualche modo il piano editoriale della vostra comunicazione. Chapeau. Enrica, tu, c'è qualche domanda che hai in mente, che vuoi fare a Stefano in questo momento, che ti viene in mente? Sì, una in realtà sì, perché tu prima parlavi giustamente anche, hai dato la possibilità a Stefano di controbattere alle critiche che ci sono state. Una delle critiche che ti hanno mosso, Stefano, è il rapporto, comunque la presenza di Paragone a Trieste. Mi interesserebbe capire meglio proprio perché io in questo caso, non essendo stata a Trieste ma stando a Torino, posso conoscere la piazza di Torino e altre piazze, ma la tua non la conosco. Penso che sarebbe anche interessante in qualche modo che tu appunto spiegassi la presenza di Paragone. Ma guarda, te lo dico tranquillamente, cioè, anche perché tutto questo si è svolto in 4 giornate che per noi, come potete immaginare, noi siamo lavoratori semplici. Noi abbiamo sempre lavorato, abbiamo avuto l'orgoglio di tirar fuori questo discorso, abbiamo sentito la pressione della responsabilità sulle nostre spalle, e questo non ci ha spaventato per nulla, anzi ci ha inorgoglito. Dopodiché chiunque veniva a trovarci, che poteva darci una mano, nel senso, perché ci siamo resi conto che noi non eravamo strutturati neanche con un ufficio stampa, ci ritrovavamo comunque 20 ore sul campo senza poter neanche caricare i cellulari, senza poter salutare la famiglia, e quindi qualsiasi consiglio era ben accetto. Poi, se tutto questo è stato travisato, io dico sempre le stesse cose, no? Cose che mi ha insegnato anche mio padre. L'importante è dormire in pace la notte, essere sempre estremamente trasparenti. Quindi io non ho problemi a dire se mi sono fermato sul Molo Audace con Paragone. Secondo me era peggio se mi fermavo dietro a qualche, o mi nascondevo in Carso a Trieste a parlare con lui. Io ho parlato direttamente con lui in Piazza Unità, al Molo Audace, ho parlato sempre davanti a tutte le persone, perché non avevo motivo di nascondermi da nessuna parte. Io ero un facchino, sono un facchino, e appena raggiungeremo l'obiettivo tornerò a fare il facchino. Non ho nessuna mira politica. Logicamente io sono dell'idea che le cose non bisogna dirle, bisogna dimostrarle. E quindi il tempo dimostrerà queste cose qui. Noi siamo qui, abbiamo questo orgoglio, questa responsabilità, e se qualcuno ci può dare dei consigli, ben venga. Noi stiamo avendo richieste di persone che ci dicono: avete un fondo, state raccogliendo dei fondi. Alla fine noi ci siamo resi conto che questa potrebbe essere una buccia di banana strumentalizzata, usata per chissà che cosa, e quindi noi per il momento ci stiamo aiutando l'un l'altro, come abbiamo fatto sempre all'interno del porto, come ce l'hanno insegnato i nostri vecchi. E poi, se qualcuno si avvicina a noi, ben venga, se può darci un aiuto per arrivare all'obiettivo, non vedo il problema. Io so di cosa state parlando. Con questa persona che mi critica pubblicamente, io ho provato a parlare ieri, perché io non lo conoscevo, ho provato a parlare con lui, si chiama Ugo Rossi, l'ho conosciuto ieri, e io gli ho chiesto apertamente quale fosse il problema, cioè, se per lui fosse un problema di visibilità o altro. Io ho detto: guarda, io non sto cercando la visibilità, non mi interessa avere la visibilità, di entrare in questa, io la chiamo in questa, questo robot da popcorn, a me non interessa starci, però se sento che una stretta di mano, un selfie, può regalare un sorriso a delle persone che per 2 anni sono rimaste a casa, hanno sofferto, io vedo bambini, ci arrivano disegni, ci arriva di tutto.
ci arrivano anziani che ci abbracciano con le lacrime agli occhi. Se possiamo regalare intanto un sorriso prima di arrivare all'obiettivo, ben venga. Poi io sono dell'idea che se uno vuole strumentalizzare, può strumentalizzare quanto vuole. La verità prima o poi esce fuori. Chi mal fa, mal pensa, si dice Stefano. Gianmarco, che domanda ti senti di fare al nostro amico? Allora, se chiudi l'audio perché sento il ritorno. Allora, io faccio più che una domanda, faccio una riflessione, poi si inseriranno sia Carlo che Stefano e Enrica in quello che dico. Carlo ha citato prima l'esempio del storico di Tambroni, il governo del 1960, governo DC con appoggio esterno del Movimento Sociale Italiano, congresso a Genova e i portuali di Genova che fecero praticamente saltare il governo nel 1960. Le pagliette bianco e blu. Esatto. Da lì in poi ci fu una svolta per l'Italia, ci furono i governi di centro-sinistra. Io cito però un altro esempio più calzante, secondo me, in questa situazione. Dovete sapere che la Seconda Guerra Mondiale fu vinta attraverso uno step fondamentale, e cioè il controllo dei porti americani sull'Oceano Atlantico. Per tutta la prima parte della guerra, quella in cui Hitler imperversò, quando partivano le navi dai porti americani per aiutare il Regno Unito, per aiutare la Francia, gli U-boat di Hitler li affondavano. Quindi, come sempre, le battaglie, le guerre vere sono sott'acqua, non si vedono, non si leggono. La svolta ci fu con l'ingresso degli italiani, perché gli italiani da un lato sembrava rafforzassero Hitler, ma dall'altro lato accadde qualcosa in America, perché un tale Lucky Luciano fu tirato fuori dal carcere duro in cui stava e fu utilizzato per controllare i porti, perché qual era il problema? Che quando partivano i convogli nei porti c'erano le spie che si comportavano male, chiamavano a Dönitz, che era l'ammiraglio, occhi per lui, e gli dicevano: stanno partendo 20 navi, arriveranno, e quindi poi gli U-boot, i sottomarini di Hitler, li buttavano giù. Quindi cosa importante da capire? Che il controllo dei traffici commerciali è basilare quando c'è una forte contrapposizione nel mondo. Qui siamo in una contrapposizione fortissima in cui, come ha sapientemente fatto sapere Carlo Freccero, che ringrazio per il grande eco che ha avuto il suo intervento nel mainstream, qui siamo in una situazione in cui il Great Reset di Klaus Schwab sta avendo una serie di interruzioni molto forti, e lo si deve a tutta una serie di interdizioni che sono state fatte. In questo senso si inserisce ed è strategica l'interdizione che si sta operando a Trieste. Quindi io sono molto contento di avere qui Stefano insieme a te, Luca, insieme chiaramente agli altri ospiti, ma sono molto contento perché so che qui c'è veramente uno spirito sano e genuino. Prima Stefano ci ha fatto vedere la famiglia, lui a tavola con la sua famiglia sta togliendo del tempo prezioso ai suoi familiari. Sulla la sua immagine di WhatsApp di Stefano è l'immagine di un matrimonio, perché lui sta promettendo l'amore eterno alla moglie. Quindi se io devo scegliere se stare con le fesserie che dice Valchiria, che prende informazioni da Lanza e dai servizi segreti che ispirano Lanza, io preferisco Stefano Puzzer, quindi non credo alle baggianate che lei dice. Secondo me Stefano, con un bel cappellino da baseball, ha fatto strike, cioè ha lanciato tre volte la palla e il battitore non l'ha presa. Questo è il problema. Strike vuol dire anche sciopero, e lo sciopero è un gran colpo, secondo me, è proprio strike. Carlo, sì, posso aggiungere una cosa? Vai. Ecco, posso aggiungere una cosa? Io ne ho visto solamente 5 minuti del programma che tu hai fatto finalmente su una rete mainstream, cioè Rai 3, con l'Annunziata, dico bene, Stefano? E mi ha colpito molto il tuo tono, il tuo linguaggio. Continua così a parlare così. È una rottura proprio, è, come può dire, è dirompente, perché in televisione si parla sempre in qualche modo in politichese, oppure in modo artificiale, in una retorica, eccetera, in qualche modo in modo sempre teatrale.
Quindi veramente questo tuo tipo di linguaggio e questo tuo tipo di chiarezza, soprattutto morale, incide profondamente. È dirompente. Io oggi, di fronte poi a quel mostro che è Calenda, io sono rimasto veramente stupito. E di fronte a quell'arcigna che conosco molto bene, l'Annunziata, che voleva in qualche modo farti passare per un politicante, perché per lei tutto è politica, eccetera, tutto è secondo, poi per vuol dire politica traduco secondo fine, terzo fine, quarto, cioè il tuo, ecco, quindi io ti dico, continua così, perché è nuovo. Cioè, è una cosa che non si sente parlare così. Ecco perché io sono colpito, perché incide profondamente e parli poi soprattutto una cosa a una moltitudine. Noi sai benissimo, tu sai che in questa chi appoggia questa tua lotta, nostra lotta, scusa, dico nostra, siamo in tanti, che va dall'estrema destra all'estrema sinistra e al centro. È innumerevole, ognuno con la propria diversità, ecco perché la chiamo moltitudine, perché è tu, ognuno di noi ha una sua identità, ma che ci unisce? È vero che ci sono qualcuno, le malelingue, anche nel nostro mondo, diciamo così, come posso chiamare, della controinformazione. C'è anche qui c'è una cattiva informazione, anche della controinformazione. Però in questo col tuo linguaggio riesci a unire tutta questa moltitudine. Per cui continua così con questa chiarezza. Io credo che sia vincente ed è la novità assoluta a livello linguistico, perché è una cosa che non c'è. Quindi grazie ancora. Aspetta che ti... Ecco. Ma guardate, noi appoggiavamo il movimento No Green Pass Trieste, partecipavamo ai cortei, ma quello che noi abbiamo pensato era che fare una dimostrazione davanti a un porto come Trieste, del quale le merci al 90% fanno export, era l'unico modo perché l'Europa, gli altri stati europei, andassero loro ad avvertire il governo italiano, perché ci eravamo resi conto che all'interno nostro nazionale era impossibile arrivare a trovare un pertugio per poter diventare visibili e non rimanere invisibili. E secondo noi era l'unico modo per far sì che gli altri stati membri dell'Europa andassero a tirare loro le orecchie al nostro governo, oppure almeno accorgersi di quello che stava succedendo. Ma tutto è nato dal fatto che per 2 anni tanto si parla di regole, oggi mi è stato imputato adesso è la moda è chiedere solo i diritti e non fare i propri doveri. Noi per due Calenda. anni abbiamo, sì, noi per 2 anni abbiamo lavorato sempre, forse anche più di prima, quando mia moglie per andare a prendere il pane o il latte doveva fare un'autocertificazione. Io ho detto, ma lo Stato quando doveva venire a controllare dove lavoravamo noi, se i mezzi erano sanificati, se le aree comuni erano sanificate, dov'era? Adesso si parla tanto di doveri, 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 noi l'abbiamo sempre fatto il nostro dovere. Adesso ci aspettiamo che chi ci governa faccia il suo, e il suo dovere è far rispettare le leggi e la nostra Costituzione. E se non lo farà, noi andremo avanti a lottare, logicamente, pacificamente. Ma le cose che sono successe lunedì, io vi posso assicurare, non pensavo che succedessero. No, io ho visto a un certo punto un'immagine che non mi dimenticherò mai, perché anch'io ho un bambino di 11 anni. Io ho visto cadere un lacrimogeno in un passeggino dove ci stava un bambino di 6 mesi e la madre disperata a aprire le cinghie per riuscire a portarlo fuori di là. Questo però a me non fa arrabbiare. Cioè, nel senso che mi rendo conto che ormai è tutto fuori controllo, perché io guardavo i poliziotti negli occhi e gli chiedevo proprio perché lo fate, perché state facendo questo? Noi siamo qui a guardarvi, noi vogliamo solo poter andare a lavorare e far rispettare la nostra Costituzione. Io vi dico, negli occhi di queste persone non ho visto tutta questa convinzione. E quindi secondo me andando avanti, dimostrando avanti pacificamente, secondo me prima o poi il muro deve crollare. Non riusciranno a tenerli in scacco, a farsi difendere
da tutti questi ragazzi a lungo. Secondo me prima o poi le coscienze anche di questi ragazzi, perché erano tutti giovani, prima o poi se ne renderanno conto. Anche loro devono ritornare a casa e guardare i propri bambini negli occhi. E dopo aver visto scene del genere, prima o poi crolleranno. C'è chi si è accorto prima, chi se ne accorgerà dopo. Non c'è nessuno per giudicare nessuno, ognuno ha le sue tempistiche, prima o poi riusciremo a far uscire il bene e il male andrà da parte. Esatto. Stefano, volevo dirti, Stefano, diciamo è un po' di gossip, ma quel cappellino è molto bello, dove l'hai comprato? Allora adesso non ridete però, vi racconto perché ho sempre il cappellino in testa. Io sono 10 giorni che non riesco ad andare in supermercato a comprarmi il gel. E quindi farei molto a meno del cappellino, ma mi tocca metterlo per forza. Beh, e siccome avevo l'unico cappellino che avevo era quello che avevo in porto lunedì, vi potete immaginare in che condizioni era, e ho chiesto a un mio collega se potesse andare nel primo negozio disponibile a prendermi un cappellino, quindi è l'unico che ho trovato. Va bene. Stefano, posso fare una domanda? Ma con Patuanelli cosa vi siete detti? Lei è convinto? Cioè, lei è commosso? Lei è toccato? Cioè, vorrei sapere questa storia di Patuanelli, perché mi ha colpito. Lui è, poi ti farò una confessione molto forte, vorrei sapere se lui è rimasto in qualche modo toccato, se ancora il suo passato esiste ancora, oppure è stato cancellato completamente il suo passato. Anche lui ha dimenticato una sua traiettoria biografica, l'ha dimenticata completamente. Forse dirò una cosa che almeno ho avuto io la sensazione. Io ho visto solo il ministro Patuanelli, ma un po' lo rivedo anche nei vari politici che stanno parlando alla TV, che sono come dischi rotti, no? Secondo me loro, e non parlo del primo ministro, ma sono i primi ad essere spaventati e che non possono dire quello che pensano. Sì. A loro è vietato dire il suo pensiero, secondo me. Allora, e questo è ancora peggio. È vero. Una confessione pubblica? Allora, io... vi faccio vedere Luca. Sì. Ecco. Allora io ho conosciuto Patuanelli e gli ho mandato un messaggio esattamente lunedì alle 22:35, questo lunedì: onorevole, ti prego in ginocchio, fa qualcosa, questo governo non rispetta la Costituzione, non farmi vergognare di aver votato quello che fu il Movimento 5 Stelle. Ti ricordo che la democrazia è difesa dalle minoranze. Ex Carlo Freccero. Me lo ricordo, me l'hai fatto leggere, sì. Quindi per dire, cioè, e lo dico questa cosa perché veramente queste persone dimostrano appunto quanto ormai il potere gestisce anche l'opposizione, capisci? E qua il discorso Landi è molto importante. Io ho imparato come Movimento 5 Stelle, e lo dico qui a Enrica, che su cui sono cose che ci uniscono nella nostra, diciamo così, lavoro teorico. Il potere con 5 Stelle ha creato una finta opposizione. Ecco, ma questa finta opposizione ha invogliato, ha coinvolto persone invece che ci credevano. Dico bene, Enrica. Ecco, quindi a questo punto volevo sapere se questa persona, che è una persona che quando l'ho conosciuta mi sembrava autentica, si è ancora manifestata una certa autenticità, oppure completamente, come posso dire, rovinato da questo verme che inserisce, che è il potere che, cioè, ti rovina completamente. Scusa la franchezza e questo momento un po' così intimista, ma è molto importante questa cosa. Ma, non ti ha risposto al messaggio, Patuanelli? Come? Ti ha risposto al messaggio, no? Assolutamente no.
Beh, questo qua è chiaro, ma lo sapevo benissimo, Enrica, però era solamente un modo per ricordargli che, insomma, il tradimento c'è, ma deve essere in qualche modo un po' anche nella forma giustificato, ecco, in qualche modo. Perché io sono rimasto veramente sconvolto da quello che ho vissuto in prima persona, cioè come la creazione di una falsa opposizione ha in qualche modo raddoppiato la forza del potere. Dico, mi capisci Gianmarco cosa voglio dire? No, è proprio così, punto. Ma la distruzione della democrazia Ecco, bravo, si ecco. basa proprio su questo, sul fatto che non ci sono due voci, ce n'è solo una. Questo è il vero problema. Il problema che noi abbiamo adesso è che non abbiamo un'oppo finzione. Questa è diciamo, la cosa veramente grave della situazione e dei tempi in cui stiamo vivendo. Però la situazione si è messa così bene, secondo me. Perché questi ragazzi di Trieste non solo stanno contagiando altri porti, so che a Genova si stanno attivando pesantemente, addirittura anche a Marsiglia sta nascendo qualcosa, ma si stanno mettendo così bene perché a questo punto da Trieste nasce un'onda popolare che assolutamente pesterà i piedi anche a personaggi come Vladimir Putin, che probabilmente non aspetta altro che qualcuno gli pesti i piedi per andare a prendere qualcheduno per le orecchie. Perché adesso andiamo incontro all'inverno, adesso inizia a fare freddo e se uno blocca i flussi di energia che da Trieste passano, in Germania fa freddo, ma soprattutto ci sono anche interessi economici che vengono toccati pesantemente. Quindi secondo me le cose si stanno mettendo molto bene e hanno agito così duramente nei riguardi della manifestazione di Trieste. Il governo ha agito in maniera scomposta e rabbiosa proprio perché si è trovato male, come uno che inizia a tirare pugni senza andare più, un pugile che dice, gli arriva un pugno, lo destabilizza e non sa più come reagire. E quindi questo è quello che è successo. A me spiace moltissimo per le scene che ho visto, però è il segno che le cose vanno bene politicamente, non vanno male, perché un governo che si riduce a buttare i lacrimogeni sulle persone ferme a terra è un governo che non ha futuro, ma soprattutto è un governo che a livello internazionale si troverà a dover dare conto all'ONU di che cosa sta succedendo. E la situazione di Trieste, che ha comunque un trattato ONU di 70 anni fa non onorato, è una situazione a livello di diritto internazionale non propriamente lineare, beh, questa situazione qui è un aggravio che va in testa a Draghi e alla condotta arrogante di questo governo di camerieri di Klaus Schwab. E quindi io per questo sono andato anche a Trieste martedì. E sono stato con molto, mi sono proprio divertito, lo dico con molto piacere. Non sono andato a salutare Stefano perché lo vedevo sballottolato di tutti che lo andavano, baciavano, selfie, eccetera. Allora ho detto: andiamo a salutare, cosa andiamo a salutare? In questo momento io ho, come dire, un sentimento di compassione perché capisco che tante responsabilità, tante cose, quindi ho la stessa passione che ha lui e vorrei, diciamo, che lui fosse presto riconsegnato alla sua famiglia, ai suoi affetti, perché quello che ha fatto è un gesto di grande generosità, è come un soldato che si è trovato in guerra e sta facendo Leonida, sta facendo lo spartano alle Termopili. Cosa fece Leonida? Leonida diede l'esempio. In base all'esempio di Leonida e dei 300 spartani, dopodiché tutte le polis e tutti i soldati della Grecia si riunirono e si misero contro il Re Serse e sconfissero il Re Serse e il progetto di un'egemonia unica. Perché la lotta che sta nascendo a Trieste è la lotta alla globalizzazione, è la lotta a chi vuole uniformare i comportamenti dei popoli, di chi vuole calpestare la democrazia, di chi vuole calpestare le identità che ci sono in Italia in particolar modo. Quindi ti chiamerò Leonida da oggi in poi, Stefano. Stefano, poi guarda, c'è un esempio calzante. Io ho scritto un articolo creando un parallelismo tra quella che fu la lotta operaia di Solidarnosc in Polonia da Nuova Uta nel 1979 con l'intervento del nostro amato Karol Wojtyła,
che andò a specificare che i lavoratori e il lavoro è sacro e la figura del lavoratore non può essere mercificato in nessun modo. Da Nuova Uta 29.000 lavoratori delle acciaierie Lenin crearono veramente un problema importante che poi proseguì a Lublino, poi proseguì addirittura a Danzica, quindi torniamo vicino al mare, torniamo vicino in questi porti, quindi c'è un richiamo storico importante e da questo movimento popolare nacque Solidarnosc, quindi il sindacato che cambiò il volto non solo della Polonia, ma gettò i presupposti per il crollo del muro di Berlino e il crollo del comunismo sovietico in Europa. Oggi stiamo subendo un altro tipo di comunismo, non più dalla Russia, ma purtroppo dalla Cina, che è dilagante e come con tutti i suoi tentacoli cerca di corrompere, di entrare, di manipolare per i propri interessi e per imporre, questa agenda che Carlo poi ha descritto molto bene anche in trasmissioni ben note, che possiamo mettere sotto il cappello, sotto il nome del Grande Reset. Ma la cosa importante è che sottolineare il fatto che i nostri politici hanno perso totalmente questa memoria storica, che invece dovrebbero recuperare, perché se recuperassero questa memoria storica andrebbero a vedere nel passato che cosa è successo, che ogni volta che c'è questa oppressione e c'è giustamente una risposta, chi opprime è destinato a fallire, è destinato a cadere, anche se non abbiamo un papa come quello che vorremmo, che sta remando veramente contro il popolo, contro il cristianesimo e tutto quanto. Dovrebbe essere in piazza lì con voi, il cardinale vescovo vestito di bianco, a benedirvi. Purtroppo Luca, non è così. Luca, ma Enrica ha scritto un libro, se non sbaglio, sul cyberuomo, ricordo bene? Esatto, ecco, sì. Allora, il problema è proprio lì, perché Resserse, cioè colui che vuole estendere la globalizzazione e schiacciare l'umanità, è costituito dal transumanesimo, e non tutti sanno che il transumanesimo nasce in seno ad un ordine della Chiesa Cattolica, perché Deschardin, il prete Deschardin, un prete vissuto dal 1880 fino al 1954, trattò le linee ideologiche dell'uomo cyborg, dell'uomo transumano. Quindi Enrica, secondo me, ci può insegnare cosa è effettivamente accaduto e perché questo papa, ci troviamo oggi un papa presunto tale gesuita, cosa inspiegabile probabilmente in un contesto normale. Scusate solo se dico una cosa che secondo me è importante, no? Noi vediamo sempre l'Italia unita quando si parla magari di sport, di calcio, o per un gol, o per una coppa alzata, però lì è una sorta di fuoco di paglia. Io non ho mai visto l'Italia unita nel ritrovare i veri valori del volersi bene. E secondo me è questo che stiamo creando. E questo, l'Italia unita nei veri valori, la solidarietà, l'aiutarsi l'un con l'altro. Io quando parlo in piazza, io ho parlato qui a Trieste, ma non perché mi piace, ma perché devo farlo, cioè sono contento di farlo. Io dico alle persone, non vi conoscete tutti, parlatevi fra di voi, datevi la mano, non venite a dar la mano a me. Il fatto di passarsi questi valori, di portarseli dentro, questo ci sta unendo. Nelle piazze non ci sono bandiere, non ci sono religioni che tengano. Le persone iniziano di nuovo a parlare fra di loro, iniziano di nuovo a passarsi i loro problemi. Questo è l'unione e questa cosa qui, secondo me, sta spaventando il governo, perché loro sono abituati a parlare con persone non semplici. E la semplicità, secondo me, li sta spiazzando, perché non siamo manovrabili in nessun modo, non conoscono il nostro linguaggio. Io ho solamente dato coraggio alle persone, perché siamo arrivati ad un scusate, siamo arrivati ad un punto che ad essere normali ci si vergogna.
E invece questa la gente sta cominciando a capire che non c'è nulla da vergognarsi a essere veri. Bene, Allora, belle parole. bene. posso chiedere una cosa allora? C'è un problema, Stefano, posso dirtelo? Dopo il successo, dopo oggi, io credo che tu avrai mille sollecitazioni dai giornali mainstream e dalla TV mainstream a partecipare a programmi, eccetera. Cosa pensi di fare? Tu qual è la tua opinione? Io ti do un consiglio, è di non invadere tutti i programmi, ma alcuni sì, perché credo che il tuo linguaggio, perché ho detto quello che ho detto prima, che è veramente inedito, inusuale, nuovo, sia giusto che tu partecipi. E lo chiedo sia a Enrica che a Gianmarco e a Luca se, che consiglio, che opinione hanno su questo fatto. Oppure come pensi di fare? Perché io sono sicuro che dopo oggi, dopo questa mezz'ora in più, avrai sollecitazioni da tutte le parti. È un problema molto importante che ti pongo, perché è una cosa, c'è il rischio di bruciarsi, c'è il rischio di consumare, c'è il rischio in qualche modo di far evaporare questa azione così, questa parola così importante che ho detto prima, solidarietà. E lo chiedo anche a tutte le persone qui presenti, a Enrica, a Gianmarco, a Luca, cioè, di fronte a questo fatto, deve partecipare oppure no al mainstream? Ma solo per farvi un esempio, noi adesso qui a Trieste, prima di parlare con i giornalisti, abbiamo sempre parlato prima con le persone. Qualsiasi cosa dovevamo fare, la conferenza stampa seguiva sempre. Prima parlavamo alle persone in piazza e poi facevamo la conferenza stampa. I giornalisti dicevano: allora cosa serve? Guardate che è un problema vostro, non nostro. Noi dobbiamo parlare con le persone prima e poi con la stampa. Quindi il fatto di andare in TV a fare trasmissioni a me non interessa. Oggi mi stuzzicava e l'ho preso proprio come impegno andare oggi perché tutti mi dicevano attenzione, attenzione, le trappole. E ho detto, se uno parla con il cuore non può entrare in nessuna trappola. Cioè dove volete portarmi? Io dico quello che penso, quindi non mi vedrete mai con un foglio pronto da leggere su cose pronte, perché alla fine io dico quello che penso. Con rispetto verso chi mi sta di fronte o chi mi sta accanto, perché secondo me la base di tutto è rispettare le idee di tutti. Si può non condividere le idee di qualcuno, ma il rispetto ci deve essere sempre. Bene. Io Stefano non so se avrei il coraggio che stai avendo tu, è veramente che è encomiabile. È ovvio che per rispondere alla domanda che ha fatto Carlo, magari ecco, mi consiglierei con Carlo che bene o male l'esperienza che ha può soltanto che darci buoni consigli, poi magari se vi fa piacere vi metto in contatto. Il discorso... Magari ecco, io premierei quelle trasmissioni che ad oggi hanno mantenuto, diciamo, una sorta di codice etico. Sicuramente qualche tuo collega, come magari la Palombelli piuttosto che Giordano, oppure anche Ma Gianmarco. occorre chiedere delle condizioni. Occorre che Stefano dica: vorrei una sola condizione, poter parlare 5 minuti da solo. Io credo che questa sia la priori. Ce lo dico così con tono molto sbrigativo e in forma un po' schematica, ma è importante che lui possa almeno avere a disposizione 4 minuti, 3 minuti da solo, perché ci sono delle tecniche, voi sapete benissimo, se li mettono quattro persone contro, e di cui una deve in qualche modo coprirla continuamente, ma mai, assolutamente mai, anche se è una violenza, anche se traspare come violenza, ma mai. Occorre porre una condizione sola. Io credo che sia questo, perché quando parla Stefano, torno a ripetere, perché io sono abituato a vedere tutti di tutto. Io consumo media in modo veramente, sì, come un pazzo, come uno scemo. Dai, scusa, Stefano, sono scemo. Dai. Ho fatto 41 anni di televisione, sono scemo. Come dice giustamente Gianmarco, sono completamente corrotto. Ma no, No, non è scherzo un vero. po'. Sono, Dai. cioè, è vero, sono, ecco, però invece, credimi, io ti direi
una volta a settimana, una sola volta a settimana di partecipare, perché è una goccia. Vedi, stasera, anche qui stasera, eri inedito, c'hai sorpreso, c'hai completamente. Io conosco Enrica, conosco Gianmarco, beh, Luca, ci vediamo, eccetera, quindi, e so la loro sapienza, la loro conoscenza, ma tu hai una leggerezza che noi non abbiamo più. E questa qua è la novità assoluta, capisci? Cioè, io lo sento questa cosa, e non solo, e tu crei maggioranza. Le persone che ti sentono non possono dire che sei un politicante, che sei un venduto, che vuoi ottenere che cosa. Cioè, sei... Carlo, passi. Permettimi il termine. È come se avesse un linguaggio quasi francescano. Tu hai... Bravo, bravo! È il discorso della montagna. Esatto, bravissimo, quello intendevo. Hai fatto un parallelismo prima che concordo e condivido, nel senso lui ha unito una moltitudine, ma con la sua anima preziosa sta sconfiggendo una legione, aggiungerei io, con una dialettica, una retorica quasi francescana, che commuove, che arriva al cuore veramente. Quindi è questa la forza di questo movimento, è questo il grande fascino che sta andando in tutto il mondo, veramente, come un esempio. Oggi veramente su dei canali americani mi sono arrivati addirittura dei messaggi con quello che sta succedendo, con gli slogan, li stiamo sdoganando in tutto il mondo, come anche no, la gente come noi non molla mai, no? Quindi lo stanno traducendo in inglese, in francese. Quindi veramente dall'Italia poi tutto iniziò anticamente. Qua Gianmarco ci potrebbe fare una lezione di storia, veramente, e sembra quasi che in Italia finirà questa dittatura diabolica, veramente satanica, di controllo, di dominio e tutto quanto. Quindi Enrica, non lo so, per ricollegarci alla domanda e allo spunto che ti aveva dato Gianmarco, che cosa ne pensi? Ma allora, Gianmarco ha citato prima più volte Schwab, è ovvio che tutto quello che stiamo vivendo adesso rientra, come anche tra l'altro spiegato benissimo Carlo in televisione, quindi facendo breccia nel mainstream, all'interno di quel processo che punta al transumanesimo, perché quando parliamo di grande reset, che poi anche qua i media cercano sempre di derubricarlo a una bufala, una fake news, una teoria della cospirazione, in realtà basta leggere gli stessi libri di Schwab o andare sul sito del World Economic Forum o comprarsi il numero del Time dell'anno scorso, che era interamente dedicato al grande reset, per rendersi conto che il piano, diciamo, dell'elite tecnocratiche, sfruttando anche come un'occasione, a parlare in termini di occasione e di opportunità, sono proprio stati Schwab e i suoi colleghi a proposito della pandemia, è quello appunto di cavalcare la pandemia per poter stringere sempre di più le maglie delle nostre libertà, dei diritti civili, di accelerare su quanto riguarda la globalizzazione, l'automazione, l'intelligenza artificiale, per quanto riguarda tutto quel processo che appunto parte molto da lontano. Giustamente Gianmarco citava Teilhard de Chardin, passando per esempio Julian Huxley, il fratello di Aldous Huxley, che è stato il primo a coniare proprio il termine transumanesimo, dove ancora in qualche modo però un'ottica era di una, diciamo, una nuova forma di umanesimo, che invece si è completamente persa, perché oggi si parla di ibridazione uomo-macchina. E a parlare poi tra l'altro di queste ricerche che sono molto avanti, diciamo, l'opinione pubblica semplicemente è tenuta all'oscuro di tutta una serie di ricerche e di progetti, sono proprio Schwab e compagni, anche soltanto nella quarta rivoluzione industriale, che è tradotto in italiano, è pubblicata da Franco Angeli, tra l'altro con la prefazione di John Elkann. Schwab mette nero su bianco tutti questi punti. Quindi è chiaro che anche tutto quello che sta avvenendo con questa forma di autoritarismo tecnosanitario basato sul biopotere e sulla biosicurezza, l'aver creato un precedente, aver sfruttato l'emergenza per
erodere sempre di più la democrazia, per far sì che l'opinione pubblica terrorizzata, quindi disorientata da questa forma di terrorismo mediatico, da questa paura che ci viene inoculata ormai giornalmente da quasi 2 anni, arrivasse a legittimare moralmente tutta una forma di, non soltanto di strette draconiane e di cessione della privacy e della libertà, ma anche arrivasse a tornasse a delle dinamiche che abbiamo visto quasi un secolo fa con il fenomeno dell'azione, questo sospetto che ormai si è creato nell'opinione pubblica, il rischio di arrivare a un effetto Sarajevo con questa forma di appunto di odio, di disprezzo, di guerriglia tra le stesse persone, che è esattamente invece quello contro cui sta lottando Stefano, stanno lottando non soltanto, grazie a Dio, da Trieste, ma sicuramente da Trieste c'è stato questo richiamo che è riuscito a smuovere i cuori e le menti di tantissime persone in tutta Italia. E io penso che la forza non sia soltanto la spontaneità, il buon cuore in questo caso di Stefano, il fatto che sia ancora dotato di un'anima e che sia assolutamente traspare da quando parla, ma il fatto che sia coerente e in qualche modo stia portando avanti una forma di resistenza, mentre invece per 19-20 mesi purtroppo abbiamo dimostrato a livello collettivo di essere stati proni, un po' smidollati, molto acritici, di esserci bevuti veramente tutto quello che ci dicevano i media e di essere arrivati al punto da dimostrare di non essere attaccati nella nostra indipendenza, nella nostra libertà, nella nostra privacy, e di essere pronti a cedere tutti i nostri diritti pur di tornare a sentirci sicuri. E l'esempio che invece stanno facendo loro è di grande virilità, ma nel senso di vir proprio come virtù, di grande virilità che può in qualche modo deve continuare a contagiare sempre più gli italiani, che sono vaccinati o non vaccinati non importa, per far capire a tutti che stiamo andando sempre di più verso forme distopiche, dispotiche, e che bisogna finirla con tutta questa forma di discriminazione e di erosione non solo della democrazia ma della nostra libertà. Assolutamente. Assolutamente. Stefano, oltre... aspetta che c'è un ritorno, un eco. No, ti volevo chiedere, ecco, oltre allo sciopero che state portando avanti, che ha bloccato di fatto il lavoro del porto, quali altre iniziative pensi di portare avanti a livello magari di raduni, manifestazioni? Non lo so, avete già un programma, avete dei progetti in ballo? Domani cosa farai, Stefano? Perché domani hai annunciato qualcosa. Sì, domani ci incontriamo con noi tutti i lavoratori portuali. Faremo una bella assemblea delle nostre, dove ci diremo di tutto e di più, però sicuramente troveremo una linea da seguire. E la mia idea è sempre in modo pacifico e in modo intelligente e soprattutto seguendo le leggi. Sarà il caso di capire se andare avanti a toccare, tra virgolette, delle parti sensibili di Trieste e comunque far capire alle persone che non si deve mollare. Domani sentiremo anche i nostri colleghi di Genova. Ottimo. Perché gli altri colleghi degli altri porti, perché ricordo Ancona, ricordo Venezia, sono tutti Capodistria, che tanto ci dicono che il lavoro passerà a Capodistria, non è vero nulla. Noi ci siamo trovati i primi giorni che da una parte dicevano hanno bloccato i porti di Trieste, dall'altra parte l'autorità portuale diceva il lavoro continua in modo tranquillo, quindi anche da soli si controbattevano l'un con l'altro. Quello che è sicuro è che non si mollerà. Noi comunque, da persone corrette quali siamo, aspettiamo martedì o mercoledì cosa salterà fuori dal Consiglio dei Ministri, ma quello che noi vorremmo vedere, non io in prima persona, ripeto, io sono una persona umile, però io vorrei vedere scendere tra la gente chi
si sta permettendo di non far rispettare la nostra Costituzione, che è il nostro Presidente del Consiglio. Io lo vorrei vedere in mezzo alla gente, guardarlo negli occhi, guardare le famiglie che lo guardino negli occhi. Bravo. Io questo ho detto al ministro Patuanelli. Voi avete perso totalmente la cognizione della realtà. Secondo me, voi non sapete più cosa vuol dire quando una famiglia soffre, non arriva alla fine del mese. E questo uno non si può permettere di fare politica se perde il contatto con la base. Quindi io ti giuro, io sarei curioso, io di poter guardare negli occhi Draghi, ma è giusto che tutto il popolo riesca a guardarlo negli occhi e non solo per TV. Lui deve scendere nelle piazze, alla fine è uno dei nostri governanti, e che venga a sentire quel 20% di popolo che loro dicono che non ha nessun diritto, che scenda nelle piazze a guardarci. Secondo me non lo fa, perché dopo, comunque, per forza di cose dovrà prendere una decisione che non vuole per forza di cose prendere. Carlo. Bravissimo. Ecco, io lo so, vorrei sapere, Gianmarco, se tu lo consigli andare una volta a settimana oppure no. Mi interessa perché, lo dico, è una cosa delicatissima. Allora, Carlo, Perché la... lui, cioè, io lo dico a voi veramente, perché per me, che ho fatto 41 anni di televisione, per me è veramente nuovissimo, è commovente, va perpendicolare. Cioè, l'ho sentito oggi, e di fronte a, era facile, ma di fronte a Calenda sembrava un angelo. Cioè, mi direte, è facile di fronte a Calenda, però Calenda lo so perché è un mostro, cioè, però l'hanno capito anche altre persone con cui ho parlato oggi. Come posso dirvi? Cioè, io ho una sensibilità su queste cose. Oh, come posso, cioè, ci do, ci do. Per cui oggi mi ha colpito, non lo so, ecco, però siccome non voglio rovinarlo, non voglio... Stefano, io non voglio, per l'amor di Dio, io non sto nel mio angolino, però qualche volta, vedi, stasera questa cosa ci fosse stata sulla televisione, avrebbe avuto veramente un eco veramente forte, veramente, lo dico, sono contento, guarda, pensa un attimo che pazzia, Stefano, c'è Inter-Juventus in televisione, noi siamo qui. E vedi con che intensità, oltretutto. Vedi? Ma vedi, io e te ci conosciamo, vedi? Ma vedi, Stefano, ma mi capisci perché io ti capisco? Oh, perché c'è corrispondenza. Io vorrei che tu partecipi, ma non tanto, ma una ogni tanto, con una condizione. Però vorrei sentire che dovrebbero anche sbilanciarsi. Allora, io ti dico una Oh, cosa, Carlo. Io ti voglio sorprendere questa sera, va bene? Allora, devi sapere che negli anni 90 io sono stato il... io so, lo No, so, no, però è la storia mia, lo la so, sai. No, negli anni 90 lo sono sai tu. stato il fondatore di Forza Italia Giovani a Bologna. Ma lo sapevo. Mi stavo laureando in economia e commercio e stavo venendo su come un perfetto viziato, come un uomo senza, secondo me, quella giusta virilità di cui dicevi tu prima. E Brava, allora ho fatto Enrico. una cosa, diciamo, apparentemente folle, che voglio qui dire e approfitto l'occasione. Io, nonostante avessi la tessera di Forza Italia in tasca, i genitori che mi davano i soldi di cui avevo bisogno per... Io, sapete cosa ho fatto? Mi sono iscritto ad una cooperativa di sinistra e sono andato a fare il facchino per 3 mesi. Scaricavo i bilici della Maritan Borgato, prendevo il mio motorino alle 6 del mattino e andavo a scaricare i bilici. Non ne avevo nessun bisogno, ma avevo, come dire, la curiosità di vivere quell'ambiente, diciamo, portuale. Ho fatto un comizio in piazza, ho detto mi voglio vestire da portuale, non, ero diventato portuale pure io. Allora, cosa penso rispetto a quello che tu mi hai detto? Io penso che Stefano
debba sentirsi guidato dalla divina provvidenza. Lui deve interrogarsi: io cos'è che voglio fare? Cos'è che mi sento di fare? Se lui si sente di fare qualcosa, va bene, quindi deve interrogarsi interiormente, allora tu falla e consultati con chi ritieni che abbia la tua stessa, diciamo, sensibilità, la tua stessa percezione, il tuo stesso sentimento. Dopodiché vai avanti come sei sempre andato, guardandoti attorno, non solo la partita Inter-Juve che stai vedendo, ma la tua bella famiglia, tuo figlio, e quindi va avanti a testa alta, diciamo, senza problemi, sparato, come se fossi su un muletto, ecco, ti dico solo questo. Guarda, per quell'esempio che hai fatto tu, io andavo a 16 anni a scuola privata. Quindi Vedi. parliamoci chiaro, si parlava e si passava la classe. No? Molto semplicemente. Dopodiché mio padre è venuto a mancare e io sono dovuto andare a lavorare. Ma è stato forse il più bel momento della mia vita. Sono entrato in un ambiente lavorativo, il porto, 25 anni fa, che mi ha fatto capire l'interezza delle cose e sono riuscito a vederle tutte. Questo mi ha insegnato tanto. Mi ha insegnato come vivere, come saper soffrire, come star bene. E questa è una fortuna. Cioè, io alla fine sono una persona qualunque e come dicevi tu, l'importante è fare le cose quando ci si sente di farle, perché se dopo il messaggio comincia ad essere. Cioè, se tu cominci a parlare e non senti quello che dici, Non vai da nessuna è, co parte. è come star zitti, è inutile Bravo. farlo. Beh, sono d'accordo con te. Vero, assolutamente. Senti, quel cappellino che hai indossato, va bene? Non lo mettere su eBay. Sono pronto a comprarlo io. Va bene? Offro qualsiasi cifra per quel cappellino. Va Io rilancio. bene? No, no. Offro qualsiasi cifra. Vengo a Trieste la prossima volta, No, mi lascialo dici, tuo figlio. Lascialo tuo l'assegno figlio. e lo Lo compro stavo io per quel cappello. dire, dovete chiedere a Lascialo mio tuo figlio figlio. perché Guarda, lascialo Stefano, tuo facciamo a figlio. È cambio della l'eredità banca, quella lì. allora. È l'eredità quella lì. Io Va bene, adesso, ragazzi, io vi saluto perché sono anch'io veramente ti distrutto. saluto e ti ringrazio, Stefano. Se io ci sono, se vuoi. Grazie di tutto ragazzi, buona Ciao. serata. Ciao Ciao, Stefano. Ciao. ciao, ciao. Grazie Stefano, grazie. Allora, Bene, beh, è stata veramente una testimonianza toccante. Lui bellissimo. ha una dialettica quasi francescana, cioè arriva al cuore, percepisci l'autenticità che sempre di più le persone stanno perdendo, no? Che rincorrendo dei personaggi che si autocostruiscono sempre più. Veramente in un contesto falso, non corrispondente poi alla realtà. E invece la sua autenticità esce fuori veramente con una forza è cristallino, cioè quando parla non percepisci un secondo fine, non percepisci una strategia, cioè veramente un qualcosa di E unico. poi sta Vai. dando in testa veramente al governo, perché quello che non è stato specificato, che è importante, ma è che lo sciopero c'è veramente. Allora, quello è il problema. Al di là delle manifestazioni di piazza, delle cose, il problema è che il porto è paralizzato e che è destinato al collasso. Quella è anche la forza dell'iniziativa, perché al di là Vero. della comunicazione mediatica, che giustamente, come diceva Carlo, è efficace perché ribalta gli schemi, c'è anche la sostanza dietro, perché il porto è bloccato, quindi è lì che diventa un fatto politicamente dirompente, cioè, e sta poi contagiando tutti gli altri, perché anche a Genova succederà la stessa cosa, che poi i portuali sono un po', c'è gente tosta, c'è gli scarifacchini, è gente dura. Verissimo. Verissimo. E Vorrei infatti solo aggiungere una cosa, cambiando argomento, cioè a Gianmarco che ha parlato di transumanismo e Teilhard de Chardin, che è fondamentale. Mi hanno detto un giornalista che lavora, che gira intorno all'Osservatorio Romano, che ci sarà in Vaticano una specie di convegno oppure di studio sul transumanesimo. È interessante questo fatto, eh?
Cioè, con È chi proprio è una, fondamentale, sì. È cioè, proprio è una fondamentale. notizia che mi, cioè, in qualche modo, non so quanto sia vera questa cosa, però questo giornalista che adesso gira intorno al, è abbastanza informato. È una notizia, cioè, d'altra parte, Teilhard de Chardin è un autore fondamentale per la Chiesa Cattolica e per questo Basilare. Papa. Quindi chiaramente è molto, molto, molto curiosa questa cosa. Ha un altro scoop di questo programma di Luca Labella, ormai lo scoopettaro della serata, gli scoop che Gianmarco fa. Lanni, perché ormai siamo una coppia di fatto. Sì, lo No. so, però, cioè, sei tu che conduci. Luca, io ci tengo alla mia virilità. Io non ho coppie di fatto, cioè con te non. Capito? Ma Quindi te lo che dico bello. proprio, cerchiamo di chiarire subito Eh le sì, che cose. cosa? Va bene, Mannaggia, dai. mannaggia. E niente, no, beh, io volevo ringraziare anche Enrica che veramente ho visto tanti commenti di apprezzamento perché hai una lucidità nello spiegare veramente questi argomenti, comunque un po' pesanti, però lo fai con una sintesi molto chiara e diretta, quindi io non so se c'è qualcosa che volevi dirci, comunicarci prima di andare in chiusura, un messaggio finale. Il mio messaggio più che altro è un invito, nel senso che innanzitutto ho visto tantissimi messaggi giustamente che idolatravano Stefano, però a cercare di non dover sempre avere del capipopolo di riferimento, perché questa volta, come tante altre volte, il risveglio, meglio la resistenza, deve partire da tutti noi. Invece, tendenzialmente, si cerca sempre di avere un modello di riferimento, lo si esalta, poi magari lo si butta giù quando questo non soddisfa le nostre La tifoseria richieste. all'italiana, dai, ma solito Sì, in schema qualche che modo abbiamo questo fa visto sempre poi il sui gioco, mondi. fa sempre il gioco poi anche del potere. Prima si parlava di divide et impera, è quello. Così come il cercare di non far neanche combattere sempre le guerre per procura agli altri, perché questo tipo di battaglia, dato che siamo già arrivati in molto ritardo, dobbiamo cercare di combatterla tutti. Quindi sicuramente loro ci stanno dando un grandissimo esempio, molto prezioso, e noi dovremmo in qualche modo però riportarlo nella nostra vita concreta e cercare di fare anche noi il nostro, e sicuramente di continuare con questa forma di resistenza. Però quello di cui tu parlavi anche all'inizio, Luca, cioè i commenti negativi che ci sono stati in questi giorni, sono anche dati da questo atteggiamento che c'è anche molto nel settore della controinformazione, di esaltare subito qualcuno e un attimo dopo il buttarlo giù. Se tu non soddisfi quello che le persone si aspettano da te, automaticamente diventi un gatekeeper, oppure al servizio dei servizi segreti, o chissà che. Magari sei semplicemente una persona che non è professionista di certe dinamiche, come per esempio può essere una protesta o addirittura una rivoluzione, e fai quello che il tuo cervello, il tuo cuore ti dicono di fare. Guarda, è successa una carissima amica che è Ornella Mariani Forni l'altro giorno quando ha espresso solidarietà all'istituzione del sindacato, ovviamente con un messaggio che poteva essere frainteso, ma non, mai e poi mai nominato Landini oppure gli infiltrati di Carla quando Va bene. Luca, abbiamo quindi finito? Siamo ecco, l'unica proprio cosa posso con dire una cosa un'instabilità, solo quasi un bipolarismo mentale. Luca, c'è Carlo che deve dire una cosa. È una cosa Luca, solo, lo dico a sì. voi due, cioè a Gianmarco e a Luca. E allora, io non volevo dirlo prima, ma è chiaro che il linguaggio, la posizione del corpo che ha Stefano, e tu chiudi gli occhi e pensi a Draghi, capisci che è questo qua che emerge. Cioè, il nostro Draghi è il nostro Schaub. Chiaro, cioè veramente, ma poi l'arroganza con cui parla, dovete vaccinarvi, non ha empatia, parla veramente come fossimo noi dei poveri camerieri che li portano il caffè nel suo ufficio, parla come gli italiani fossero veramente, sì,
dei valletti che portano il caffè, che lo devono in qualche modo i fogli da firmare. E poi senti lui, lo capite che è dirompente? Cioè, è chiaro che se ci fosse un po' di coraggio dello scrittore, di un giornalista mainstream, dove fare due quadrettini, da una parte il viso terrificante, duro, ma da manager internazionale, ho detto da Schaub, perché era tipo Schaub, e dall'altra parte Stefano, mi capite? Ecco perché io sono rimasto veramente toccato oggi quando l'ho visto in TV e l'ho visto poi stasera, eccetera. È dirompente, cioè è come il giorno e la luna, è come il giorno, il sole e la luna, il giorno e la notte, è una posizione. Come posso dire? Spiega tutto. Ecco, spiega dove noi siamo. Lui è un editoriale, lui è una teoria. Ecco qua. Non volevo dirlo prima perché mi sembrava fuori luogo e in qualche modo anche molto, non era giusto. Però lo dico così perché lo sento io questa cosa. Ma proprio nessuno può immaginare cos'è raffrontare le due immagini. Io, ecco, avessi in qualche modo un amico a un giornale francese, lo farei fare, a un giornale americano, il ritratto di due Italie. Grazie. Ciao a Grazie a te, tutti! Carlo. Io vi saluto, vi ringrazio per la partecipazione, ringrazio tutti i nostri ascoltatori e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie ancora, Grazie. buonasera. Grazie, ciao, buona Ciao. serata a tutti! Ciao a tutti! Ciao. Ciao. I'm Jared Ziegler, and I'm a former Trump White House staffer, and that is merely 1% of the degeneracy, debauchery, and criminality that is on Hunter Biden's laptop.